Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto Festival, 8ª edizione, in compagnia della parlamentare del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Onrico, che è stata appunto invitata per parlare di tematiche molto importanti inerenti ai borghi e ha detto tra l'altro delle cose molto molto belle, non solo sul borgo di Cleto, ma sui borghi in generale e sulla valorizzazione degli stessi. Io vorrei parlare proprio di questo, di quanto è importante valorizzare, non abbandonare, ma soprattutto recuperare quella voglia, insomma, di tornare a casa. Sì, io quando parlo dei borghi, dei nostri centri storici, uso sempre la definizione che dal mio punto di vista rappresentano il sistema nervoso del nostro paese, perché i borghi sono i luoghi dove la nostra cultura si è formata, i luoghi dove la nostra identità risiede, e iniziare a riscoprire questi luoghi, e per fortuna sta succedendo, accade da molti anni, che soprattutto le giovani generazioni, deluse magari dalle aspettative che speravano di trovare nelle grandi metropoli, decidono di tornare e di riscoprire questi luoghi che diventano delle residenze di comunità temporanee, comunità che si scambiano delle esperienze, accrescono le proprie competenze e provano a costruire delle iniziative culturali, sociali e, perché no, anche imprenditoriali. E credo che la politica abbia una grande responsabilità in tutto questo processo, intanto nell'ascoltare questo processo e ad un certo punto nel sistematizzare questo processo, supportarlo per magari fare in modo che l'esperienza di Cleto, come tante altre ce ne sono in Calabria, possano moltiplicarsi e diventare sempre di più. Tra l'altro l'edizione del Cleto Festival è l'8ª e notiamo una cosa molto bella, cioè che gravita un'economia virtuosa di associazioni locali, di attività locali che hanno rivisto a rinascere quello che erano le eccellenze del territorio. Si è parlato dell'olio, si è parlato in questo caso anche di Colavolpe, quindi dei fichi, ma è anche bello sapere che da fuori della Calabria vengano persone che riconoscono nel borgo di Cleto, ma anche in altri borghi, le eccellenze locali. Bisogna valorizzarle e penso che il Movimento 5 Stelle in questo voglia farlo, cioè valorizzare il territorio, i territori, per parlare un po' bene dell'Italia. Assolutamente sì, la Calabria credo che meriti di avere una reputazione diversa rispetto a quella che ha. Purtroppo noi sovente nelle cronache nazionali siamo raccontati come la regione dell''ndrangheta, la regione del malaffare. Invece poi viaggiando nei paesini come Cleto scopri che la storia della Calabria è molto diversa, cioè che c'è una Calabria parallela a quella dell''ndrangheta e che magari con queste iniziative prova a fare scudo, prova a superare il problema dell''ndrangheta. E credo che la Calabria meriti una visione diversa, che metta insieme tutte queste esperienze, trasformandole in una visione di come la nostra economia, la nostra cultura, il nostro turismo possa e debba essere da qui ai prossimi anni. Anna Laura, l'ultima domanda dopo che ti lascio, perché comunque si è anche fatto tardi. Il Movimento 5 Stelle qui in Calabria ha stravinto, dobbiamo dirlo, dobbiamo riconoscerlo. È sicuramente stato da una parte un voto di protesta, probabilmente per vecchie legislazioni, dall'altra forse una voglia di mettersi in gioco direttamente, perché comunque il Movimento 5 Stelle nasce dal basso. In questo caso, come cittadini, cosa possiamo fare oltre a partecipare alla politica? Qua vediamo persone comuni che per un giorno decidono di essere presenti. Tu lo sei come parlamentare, cosa consigli invece a uno che è dall'altra parte e vota, però vuole vivere la politica attivamente? Ma innanzitutto il Movimento 5 Stelle è un movimento liquido che nasce sulla rete, nasce sul web, quindi attraverso la piattaforma Rousseau un cittadino può non solo partecipare organizzando delle iniziative, ma può partecipare anche al dibattito sulle proposte di legge, può presentare delle proposte di legge e quindi può essere il cuore pulsante di quello che poi è il procedimento legislativo e che ci permette, insomma, di governare questo paese. Ma dal mio punto di vista si può essere attivisti, si può essere cittadini attivi anche iniziando dal piccolo, iniziando a prendersi cura della piazza, della strada, del quartiere, provando a ricreare quel senso di comunità che abbiamo perso. Spesso oggi in uno stesso condominio non ci si conosce tra condomini, no? Mentre una volta addirittura si lasciavano le chiavi attaccate alla porta. Probabilmente se riuscissimo a ricostruire questo senso di comunità e quindi questo senso
di fiducia, probabilmente la politica cambierebbe perché ci sarebbe di più il coraggio nelle persone di candidarsi, di entrare in politica, perché se la vogliamo cambiare la politica, allora dobbiamo sostituire quello che non ci piace con delle idee nuove, con delle facce nuove. D'accordissimo. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto.